All'inizio del mese, precisamente il 3 di aprile, 16 mezzi della colonna mobile della Croce Rossa Italiana nazionale sono partiti per Leopoli con 50 volontari, tra i quali ci fregiamo di avere anche sorella Giuliana Ceriati in forza al comitato di Piacenza, per andare a recuperare 84 persone fragili partite dal Donbass. Portate a Leopoli e da lì, grazie ai nostri volontari della Croce Rossa Italiana, sono stati portati poi in Italia per le cure. Che cosa le è rimasto di più di questa esperienza? Tutte le missioni che ho fatto, porto delle esperienze personali dentro di me, sono tutte diverse una dall'altra. Questa, posso dire che dal punto di vista umanitario e sanitario è stata molto molto importante. Abbiamo raggiunto questa zona per recuperare queste persone con gravi difficoltà psichiche da questa struttura e le abbiamo accompagnate in Italia. Abbiamo viaggiato all'inizio per tante ore. Arrivate al confine, hanno issato la bandiera della Croce Rossa su tutti i mezzi. Quindi questa colonna con la bandiera issata come segno di neutralità, che ci protegge, quindi ci ha dato la forza, è un ricordo bellissimo. Poi queste persone fragili che al momento erano reticenti, si coprivano il viso in segno di paura. Poi con il tempo invece abbiamo riscontrato che si è creato un senso di fiducia, quindi l'atteggiamento nei nostri confronti era diverso. Una parte di queste persone sono rimaste in Veneto, un numero più di 40 persone sono arrivate a Settimo Torinese. È un ricordo molto bello e se ci sarà bisogno risponderò ancora alla chiamata. Il nostro motto è ama, conforta, lavora e salva. Quindi questo dice tutto. E questa è la Croce Rossa.